Sono Mauro Mancini, il regista di Non Odiare. Nella scena che ho scelto, un uomo, Alessandro Gassman, voga su un fiume. Sembra una giornata come un'altra, tutto intorno è tranquillo. L'uomo è concentrato sui suoi movimenti. Poi all'improvviso uno schianto di due auto e tutto cambia. La musica si ferma e anche lo stile è fatto di movimenti lenti, lunghi e leggeri, per suggerire un'atmosfera rarefatta e sospesa, diventa più crudo e vivo con il passaggio alla macchina a mano, che di natura è più instabile. Questo perché volevo trascinare lo spettatore nella concretezza della vita. Questa scena prende spunto da un fatto di cronaca avvenuto in Germania qualche anno fa. Un medico di origine ebraica si rifiutò di operare un paziente con un tatuaggio nazista. Quel paziente poi fu operato senza conseguenze da un altro chirurgo. In questa scena invece ho voluto forzare drammaturgicamente il dilemma etico del medico mettendolo alle strette in una condizione di scelta di vita o di morte. Sì, pronto, senta, sono un chirurgo del Policlinico. C'è stato un incidente sul lungo fiume all'incrocio con il ponte della statale. Il ferito è un uomo sui 50 anni, ha una ferita piuttosto profonda sulla gamba destra e altre piccole ferite lacerocontuse sul volto. Va bene, grazie. Mi sente? Come si chiama? Antonio. Antonio, sono un medico, ho chiamato l'ambulanza, arriverà tra poco. Lei cerchi di respirare profondamente e di non addormentarsi, va bene? Io cerco di fermare l'emorragia qui. Quando il nostro protagonista scopre sul petto dell'uomo che sta soccorrendo una svastica, un simbolo che evidentemente teme e odia fortemente, viene inghiottito da un dilemma morale che gli annebbia la coscienza e finisce per compiere una scelta che innescherà in lui un senso di colpa enorme. Anche lo spettatore è messo nella sua stessa condizione. È con il protagonista in quell'automobile accartocciata e come lui non sa cosa deve fare. La lunga inquadratura della scoperta di quel simbolo è funzionale, in questo senso, a far vivere allo spettatore la sorpresa, il dilemma morale e la scelta che ne consegue. Sentimenti che ho voluto che Alessandro Gassman restituisse senza l'uso di parole e che lo spettatore subisce e vive insieme a lui. Alla fine della sequenza, quando il protagonista esce dall'auto con le mani insanguinate, torniamo come all'inizio ad un'inquadratura in totale dall'alto. A differenza di quella iniziale però dove tutto si muove, qui tutto pare fermarsi davanti alla morte. Questo punto di vista dall'alto permette allo spettatore di allontanarsi fisicamente dal protagonista, di frapporre una giusta distanza tra sé e i personaggi, che ci servirà a riflettere sulla vita dei personaggi messi in scena